Ciao ragazze, allora sarà la quattordicesima volta che faccio questo maledetto saluto perché non riesco assolutamente a fare il video. Ovviamente come al solito devo sempre fare il video 6 miliardi di volte. Comunque la videocamera si spegne in continuazione la luce, quindi non si vede niente, quindi devo ricominciare, insomma è una vita un po' difficile. Comunque sono molto contenta oggi di fare questo video perché voi mi avete visto, insomma avete visto, ma insomma, i miei video ultimamente non è che manco da un mese, però gli ultimi due video che avete visto erano registrazioni vecchie. Io ho più o meno 8 giorni che non registro niente perché ho avuto mal di gola, sono stata completamente afona per una settimana. Anche adesso la mia voce non è del tutto a posto, però oggi avevo tempo, la voce era un po' migliore, allora ho detto, vabbè, allora faccio questo video lo stesso perché altrimenti non so mai quando registrare i video, purtroppo. Questo sarà un videovlog, quindi già vi avviso, se mi odiate quando parlo, quando comincio a blaterare del nulla, vi capisco, c'è la X qua in alto oppure qua il pulsante YouTube, potete tornare alla home e scegliere un altro video, non so se è qua o qua, non ho idea, comunque da qualche parte qua c'è il pulsante YouTube, tornate alla home e guardate un video un po' più interessante. Ve lo consiglio io stessa. Comunque ho la faccia un po' spattuta, perdonatemi, sono tutta rossa, sudaticcia, però fa veramente tanto caldo oggi. E niente, mi scuso per la voce un po' rauca, comunque non posso farci niente. Allora, questo video vlog sarà sia un video vlog, quindi blatero totale, anche se non me lo posso permettere perché ho una ventina di minuti a disposizione, anche se spero di non fare un vlog di 20 minuti. E più che altro verterà sulla schematizzazione insieme a voi delle richieste a cui devo rispondere nei prossimi giorni, perché mi sono fatta finalmente un quadernetto per YouTube in cui ho messo tutte le vostre richieste. Adesso le vediamo un po' insieme e vi dico un po' cosa ho intenzione di fare, cosa non ho intenzione di fare, i prossimi video che vedrete, e voi con un commento mi suggerite, insomma, delle altre opportunità. Allora, spero veramente tanto che si veda abbastanza bene perché comunque, cioè, vabbè. Allora, iniziamo dai blaterici generali. Allora, a parte il fatto che mi sono ammalata, comunque non importa, vabbè. Oggi ho messo questi fantastici orecchini che sono i miei orecchini preferiti del periodo. Mi piacciono tantissimo. Va bene. Comunque, ho pochissimo tempo per fare video ultimamente perché la scuola mi sta letteralmente risucchiando in un buco nero in cui non si sa dove finirò. Abbiamo tantissime interrogazioni, compiti programmati, tantissimi compiti sempre, tutti i giorni per il giorno dopo ho una vagonata di compiti. Magari l'anno scorso c'erano dei giorni in cui avevo meno compiti e quindi riuscivo a fare più video in un giorno. Invece quest'anno veramente ritagliarmi 10 minuti ogni tanto per fare un video è praticamente impossibile, anche se mi ci sforzo tantissimo, dovete saperlo, io mi sforzo tanto per ritagliarmi un po' di tempo per fare un video, ma non è proprio il caso, nel senso ho tantissimi compiti da fare, tantissime ricerche, tantissime interrogazioni, sono tantissimi giorni, devo fare 3 materiali orali insieme, quindi è veramente complicata la situazione. Cercate veramente di capirmi, se anche voi andate a scuola mi capirete che è dura, è veramente dura. Io sono al terzo anno di liceo scientifico ed è veramente dura, durissima, perché tutte le materie sono cambiate, abbiamo dei professori nuovi. Quindi c'è veramente tanto, tanto, tanto da studiare. Anche per domani ho tantissimi compiti, però alla fine riesco a destreggiarmi un po' meglio di giovedì. Oggi è giovedì, non so quando vedrete questo video. Comunque, tra il giovedì e il venerdì cerco sempre di destreggiarmi un po'. Quindi ho detto, vabbè, oggi mi ritaglio questi 20 minuti un po' proibiti per fare questo video. E oggi mi velocizzerò cercando di fare i compiti un po' più in fretta. Domani ho meno materie orali. E niente ragazze, quindi mi scuso tantissimo se mi vedrete un po' meno presente su YouTube nei prossimi giorni, mesi, perché ho veramente tanto tanto da fare e ovviamente in mezzo devo infilarci anche la mia famiglia, devo infilarci anche un'oretta di riposo ogni tanto, anche se non ce l'ho quasi mai. Comunque ci devo infilare anche lo sport, ci devo infilare un po' tutto e niente, quindi è veramente complicato, cercate di capirmi. Sono in una situazione un po' complicata. Comunque, a parte questo, parliamo dei video fondamentalmente, perché qua siamo qua per parlare dei video. Allora, ho tantissime richieste, soprattutto tantissime richieste per quanto riguarda trucchi. Queste per me è un po' più problematico, nel senso, sono le cose che mi divertono di più, ovviamente sperimentare col make-up, con tutto quanto, fare tutorial, che poi tutorial, le chiamo tutorial solo perché il nome è figo, ma non è che io insegni nulla a nessuno, comunque.
Sono divertenti, però sono i video che richiedono più tempo, a mio parere, perché sono dei video in cui ci deve essere sempre una buona illuminazione, quindi non lo posso fare la sera. Devo avere tempo per montarlo bene, per sistemare bene la luce, devo progettare bene il trucco, deve venire bene, devo fare un sacco di tagli perché non deve venire troppo lungo, devo cercare di essere il più precisa possibile nella spiegazione. Devo avere tutti i prodotti che mi servono a disposizione e spesso non ho tempo per registrare video, perché per truccarmi mi devo struccare dal trucco che ho la mattina perché vado a scuola e rifare tutto il trucco, provarlo magari prima se devo fare un trucco più elaborato, insomma, chiedono quasi sempre un'oretta e io non ho un'ora per dedicarmi a YouTube. Per questo i video che vedrete questi giorni molto probabilmente non saranno dei tutorial, ma saranno le altre richieste che ho ricevuto, ma non perché non mi vada di farli, perché io non vedo l'ora di farli assolutamente, ma perché ho bisogno di più tempo. Io un video del genere potrei farlo soltanto o sabato il pomeriggio o domenica, che non andando a scuola ho più tempo a disposizione, chiaramente. Però, insomma, abbiate un pochino di pazienza. Per esempio, io ho richieste per un trucco per ragazze alle prime armi, un trucco per un ballo e un trucco per un servizio fotografico che fortunatamente è a novembre, quindi spero di riuscirmi a destreggiare un po' meglio. E anche il total look per Halloween. Allora, il total look per Halloween spero di farlo entro settimana prossima, quindi entro la fine della settimana prossima dovresti vedere il total look per Halloween, perché alla fine Halloween è il 31 di ottobre, ma non è che posso mettere il video il 30 di ottobre. Quindi sto cercando di organizzarmi, sto cercando di sistemare un po' tutte le cose che ho, perché non voglio fare cose tipo cicatrici, tagli, ferite, cose del genere, perché non ne sono assolutamente capace. E poi mi fanno un po' senso, sinceramente, queste cose. Almeno sono bellissime da vedere. Beate le ragazze tipo Cindy che le sanno fare queste cose, ma io non sono assolutamente capace. Farò un trucco un po' più elaborato di un trucco di tutti i giorni, con un outfit un po' particolare, ma niente di che, insomma. Comunque adesso mi devo un attimo organizzare perché non ho tutto quello che mi serve a disposizione. Comunque vi giuro che entro la settimana prossima faccio un fioretto. Entro la settimana prossima vedrete il total look per Halloween, probabilmente lo farò di un giorno in cui non ho tanti compiti da fare, insomma sarà un po' difficile, però cercherò di impegnarmi. Poi gli altri trucchi, quindi il servizio fotografico, ragazze prime armi e il trucco per il ballo, li vedrete sicuramente tra un pochino, perché alla fine mi serve tempo per fare tutorial. Non ho sempre tempo di struccarmi e ritruccarmi, anche perché spesso magari torno a casa a pranzo e poi devo riuscire perché devo andare in palestra o perché devo fare qualcos'altro, e quindi cercate veramente di avere un po' di pazienza. Poi ho la richiesta mi chiedete in tantissime e tantissime volte di fare i vlog della giornata, dell'intera giornata. Io non vedo l'ora di farli, solo che le mie giornate sono molto monotone, nel senso mi alzo, vado a scuola, torno a casa, mangio, studio, mi ammazzo, ristudio fondamentalmente. Poi arriva mio papà, cuciniamo la cena, mangiamo, poi guardo la televisione e poi vado a dormire. La mia giornata è tutta così, quindi volevo aspettare un giorno un po' più particolare, che fosse divertente, insomma, fare un vlog un po' più di intrattenimento. Poi se a voi interessa lo stesso, la mia giornata tipo normalissima, insomma la mia vita quotidiana, lo faccio lo stesso. Poi mi avete chiesto un video sui prodotti che sconsiglio, che ultimamente non ne ho tantissimi, nel senso ne ho alcuni che però mi sa che vi ho già mostrato. Di prodotti nuovi non ne ho molti, comunque vedrò di raccoglierne un po' e poi di farlo. Poi mi avete chiesto, un po' di tempo fa mi è stato richiesto video sulla cura dei capelli, che mi piacerebbe fare perché ultimamente mi sto un attimo fissando, tra virgolette, con la cura dei capelli, anche se non sempre uso cose naturali, però cerco di essere un po' più costante, quindi mi piacerebbe farlo. Poi sotto il video dei prodotti preferiti di settembre mi avete scritto che sarebbe interessante vedere un video sulla cura per le labbra, quindi mi piacerebbe fare anche questo, quindi vi parlo un po' di cosa faccio per le labbra, dello scrub, che burro di cacao uso, ma è un video veramente velocissimo. Poi mi è stato chiesto da una ragazza anche di fare un video su come pulisco i pennelli, che avevo ricevuto questa richiesta anche un po' di tempo fa e poi mi sono completamente dimenticata di farla. Quindi adesso la prossima volta che lavo i pennelli, probabilmente domenica sera, registro questo video e ve lo carico, che sicuramente potrete vederlo forse il prima possibile, perché alla fine sarà un video che richiederà più o meno 5 minuti, non di più. Quindi questo sicuramente riesco a farlo, e anche quello per la cura delle labbra saranno sicuramente uno dei prossimi video, secondo me, perché sono molto veloci da fare, ecco. Poi, e questo per quanto riguarda le richieste, insomma, principali, quelle
un po' più articolate, diciamo. Poi mi avete chiesto anche dei video parlati, che mi fa sempre piacere fare. Mi avete chiesto di fare un video su come superare una paura. Una ragazza me l'aveva chiesto di fare un video come superare una paura. E è un video un po' diverso, insomma, dai video che faccio in genere sul mio canale. Però io non voglio avere un secondo canale per questo, perché voglio racchiudere tutto quello che io sono nel mio canale. Quindi sicuramente farò questo video. Mi piacerebbe unire questa richiesta all'altra che mi avete fatto, ovvero su come superare gli esami di terza media e come scegliere le superiori. Perché spesso si ha paura degli esami di terza media, quindi io con l'occasione vi parlo sia di come superare una paura in generale, sia di come superare la paura degli esami di terza media, come scegliere le superiori, eccetera, eccetera. Quindi vi piacerebbe, insomma, fare questo video un po' tutto insieme. Quindi un video su come superare la paura degli esami, come affrontare gli esami in generale e poi come scegliere il liceo. Mi piacerebbe fare il video tutto insieme. Quindi sicuramente questi sono i video fondamentalmente, insomma, i video che mi sono segnata. Poi vi avevo chiesto tempo fa sul mio profilo di Facebook, apposta per voi, di cui trovate sempre il link qui sotto. Mi avete chiesto, io vi avevo chiesto in un post di scrivermi delle domande a cui volevate che io rispondessi, delle domande ovviamente di qualsiasi genere, ovviamente non delle domande troppo personali, delle domande strane, comunque delle domande, delle curiosità che avevate su di me, perché volevo fare un video questions and answers, che ho visto che gira parecchio, insomma, un video Q&A per rispondere un po' alle domande, alle curiosità che, insomma, che avete. Quindi se vi va, io ho già raccolto parecchie domande, quindi appena chiudo tutte le cose poi faccio il video rispondendo a queste domande. Però se avete qualche domanda, qualche curiosità, trovate qui sotto il link del mio profilo di Facebook, sotto nell'info box. E andate sul profilo di Facebook, mi fate la richiesta di amicizia, io vi accetto sicuramente e voi potete scrivermi una domanda sotto quel post, andate sul mio diario, sulla bacheca, lo trovate e fatemi tutte le domande che volete perché ci tengo insomma a farmi conoscere un po' meglio, quindi qualsiasi domanda veramente fatemi sapere e così poi faccio il video tutto quanto insieme. Poi uno dei prossimi video sicuramente sarà un Get Ready With Me, che sarà più o meno il secondo che faccio perché ne avevo fatto un altro, Prepariamoci con Marghe, mi sembra. Questo però stavolta sarà in collaborazione con una ragazza molto 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 brava, molto carina e gentile, si chiama Misa. Un bacione grandissimo. E dovevamo fare un video insieme in collaborazione un po' di tempo fa, però poi lei aveva avuto dei problemi, alla fine non era più riuscita a caricare questo video. Allora ci siamo sentite sempre su Facebook, abbiamo pensato di fare insieme questo Get Ready. E lei ha già caricato il suo, io le avevo detto che non avevo voce e quindi avrei fatto questo video. Prima faccio il vlog delle spiegazioni, probabilmente il prossimo che vedrete sarà appunto il Get Ready. E adesso non so per quale occasione perché non ne ho idea. Magari lo faccio domani il Get Ready per andare in palestra, non lo so. Comunque, devo fare appunto questo Get Ready che sarà in collaborazione con Misa. Quindi, ancora un bacio grandissimo. E niente, quindi, questo sono per quanto riguarda i video, insomma, che mi avete chiesto. Mi sembra che sia tutto. Quindi, in conclusione, se avete delle richieste, per me a me fa sempre piacere rispondere. Tenete conto che ultimamente ho veramente tantissimi video da fare e molto poco tempo a disposizione, nel senso che per rispondere a tutti questi video ci metterò minimo un mese, perché non ho mai tempo di registrare veramente, di sentirmi lì con la videocamera e fare un video. Non ho proprio il tempo e cioè non ce la posso fare assolutamente con tutta la volontà di questo mondo. Poi, se mi avete fatto una richiesta che io ho incluso in questa lista, vi prego di non arrabbiarvi se non vedrete il video che mi avete richiesto molto velocemente, perché non ho assolutamente tempo di fare video velocemente, io non ce la posso assolutamente fare. Mi chiedete in moltissimi, mi arrivano messaggi da veramente tantissime ragazze che mi chiedono delle collaborazioni che io accetto sempre con piacere, però prima di stabilire le collaborazioni faccio sempre attenzione al tempo che ho a disposizione. Per esempio, adesso io ho stabilito il tag gener per tutti i mesi insieme a Sabri e ho avuto anche delle altre richieste che però devo un attimo attivare perché ho veramente tantissimi video a cui rispondere, come avete visto, sono veramente tanti per me questi video. Mi fa super piacere ovviamente, anche perché spesso sono a corto di idee e per 2 mesi non sarò più a corto di idee perché ho veramente tantissime richieste a cui rispondere, mi fa super super piacere. Quindi non vi arrabbiate se i video che mi avete richiesto arriveranno un pochino in ritardo rispetto alla vostra richiesta.
E quindi questo era un po' un video di spiegazioni e schematizzazioni generali insieme a voi. Spero tantissimo che questo video vi sia stato minimamente utile, che vi abbia fatto passare piacevolmente questi 15 minuti, nonostante la mia voce un po' così. E niente, ragazze, io vi mando un grossissimo bacio. Se avete domande di qualsiasi genere, lasciatemi un commentino qua sotto. Quindi niente, vi mando un grosso bacio e a presto. Ciao, ragazze!